Buongiorno ragazzi e ragazze, oggi giornata, no, mi sono svegliata con un brufolo gigantesco che è tipo un bernoccolo sulla fronte. Sono stanca perché non ho dormito bene e in più mi sono svegliata tardi, quindi non ho fatto in tempo a truccarmi e sono in queste condizioni, rendiamoci conto. E adesso devo andare in un posto che sinceramente non mi ispira tantissimo, ovvero dal dentista, quindi vabbè, almeno ho il cappellino che mi protegge, che mi copre questo brufolo osceno. Questo è l'outfit molto in velocità con le ballerine preferite, vostre e di Tomas, che tutti detestano e piacciono praticamente solo a me in questo mondo e a pochi follower. Ho notato, questa è la borsa, let's go perché sono già in ritardo. Sono qua con mia mamma. Ciao! Guarda che ti fanno tutti i complimenti, sai, quando ti vedono nei video. È Grazie, ciao vero? ragazze, ciao ragazzi a tutti. Sto mangiando, buon Buon appetito! appetito. Mia mamma ha preso gli gnocchi con, no, alla zucca con speck e grana. E io ho Molto preso. buoni, molto buoni. Sembrano molto buoni effettivamente. Saporiti. E io ho preso le patate al forno con le carote lesse e immancabile pizzetta. Ecco Cazzero, anche Buon questa è immancabile. appetito. Buon appetito! Anche se siamo tardi. Cosa sei carino, Bianco? Sei duro, Bianco? Vieni, caro Denver. Vieni, caro Denver. Siamo già andati a casa. Sì, con caro Denver. Sì. Oh, mi hai abbandonato di nuovo, tu cattiva. Cattiva. Io dovrei portarmelo dietro, gatto Denver. Che dovete dovrò portarti con me? Come i cagnolini nella borsetta, ti metto gattino nella borsetta, un gattino duro bianco in una borsetta e ti porto in giro con me. E ieri avevo il rossetto rosso e qualcuno si è preso i bacini e ancora un po' di rosso qua. Caro Remer. Oh, dai, bacetti anche la videocamera? Sì. I bacetti. Cosa hai fatto, gatto Denver? Hai giocato con la gatta? Hai giocato con la gatta? No, la gatta non vuole mai giocare con me. Io mi annoio tantissimo, la gatta dorme e mangia. Bianco, ma sì, sei il mio piccolo carino duro bianco. Sei tutto bianco, se tu mi vuoi dare i bacini. Io lo so, vuoi dare i bacini, caro Never. Caro Never. Non mi vuoi sempre dare i bacini. Non mi vuoi sempre dare i bacini, caro Never. Oddio. Scartavetria tutta la faccia. Che tu cattivo duro bianco. Sì, io sono un gattino duro bianco, un poco poco arancione, poco guarda qua, e qua, e ancora poco arancione, più gattino duro bianco. Sei un gattino duro bianco? Sì, tutto bianco. Oddio, gatto Denver, cosa devo fare con te? Cosa devo fare con te io? Cattro never. Lui starebbe così delle ore a prendersi le coccole e facendo le fusa e pru 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 pru. Oh, guarda che pancia che c'hai! Sei cicciotto, cattro never! Sei cicciotto, cattro never! Guardate che pancia che c'hai! Queste sono le crocchette che ti mangi, sono le crocchette e i dolcetti per i gatti. Gatto Denver. Oddio. Stile Kate Winslet sul divano di Titanic. Oh. Cosa? Cosa? Che prenderei? Cosa? Pangoccioli? Che prenderei?
Beh, guarda cosa hai già preso, Kinder Brioche e Ringo. Ok, puoi vedere anche lo hacker. Ah, ecco, non questi ci fermiamo. Rossi, questi rossi. Certo, certo. Basta, dieta. No, poi anche Ringo. Abbiamo preso il Ringo? Ok, allora abbiamo messo io, la guarda. Poi prenderei ancora... ancora? Ancora poveri noi, questi ragazzi. Biscotti Leibniz sono buoni. Non ci sono buoni. No, come Nutella, ecco. Tomas. Sì. Oh mio Dio, sì, Tomas va matto per i B-Ready della Nutella. Sono buoni. Dai, Tomas, se sei mangiato così tutto il barattolo di Nutella in una settimana. Vabbè che è piccolo, però comunque un barattolo di Nutella. Oh, sarebbe magari una cosa grave mangiarsi sì, un barattolo di Nutella in mano in giorno. Ah, così. Però in una settimana no, va bene. Tranquilla. Guardate un po' che cosa mi è arrivato. Ta-da! Allora, queste sono delle maschere, sono una roba fighissima, ma le vedremo in un video molto molto presto. Sono delle maschere mai viste, vi anticipo solo questo. Ma poi ta-da-da, mi sono arrivati i prodotti Fenty Beauty di Rihanna e so che me ne devono arrivare degli altri, quindi aspetterò che ci siano tutti in modo da farvi un video completo. E per adesso mi è arrivato un pennello, la spugnetta, ho sentito parlare molto molto bene di questa spugnetta, mi hanno fermato delle follower quando sono stata con Giulia a pranzo al sushi e mi parlavano proprio dei prodotti Fenty Beauty e una di loro mi ha detto di aver comprato questa spugnetta che è buonissima, quindi sono molto molto curiosa di provarla. Poi qui c'è, se non sbaglio, questi dovrebbero essere, sì, il trio di Conceal, Contour and Highlight, quindi sono correttore, terra per il contouring ed illuminante, che questi sono molto famosi. Poi c'è un highlighter duo, quindi un duo di illuminanti, di due diversi colori, questi li ho visti. E poi, cioè non ho aperto il pacco, aprirò tutto in diretta con voi, ma... Volevo vedere su internet. E poi c'è questo che è un rossetto, sì, un plush matte lipstick, un rossetto opaco, wow, e anche la tonalità sembra molto bella. E poi qui, che cosa c'è? Soft matte, questo dovrebbe essere, è il fondotinta, credo sia il fondotinta Pro Filter. Ah no, questo è il primer, Instant Retouch Primer, e quindi questo dovrebbe essere, se non sbaglio, il fondotinta, sì, Soft Matte Long Wear Foundation, la tonalità è 160, però che credo sia troppo scura per me, ma adesso verificheremo subito. Invece ho provato il colore sopra l'orologio, qui non si vede perché si amalgama molto molto bene con il colore della mia pelle, quindi credo in realtà che questo sia il colore per me. Strano, perché ero convinta di avere una o due tonalità più chiare, invece almeno così provandolo sul polso e sul collo sembra giusto come colorazione. Da ricordare però che sono un po' abbronzata, quindi se voglio utilizzarlo più avanti, se perdo l'abbronzatura, me ne servirà uno più chiaro. E poi, che cosa sono questi due? Fenty Glow Gloss Bomb, oh wow, un lip gloss. E poi, oh, un pennello portatile per il contouring. Figata. Ah, da notare, Gatto Denver sempre presente. Gatto Denver! Tu rispondi sempre, mio piccolo gatino tutto bianco e tutto cicciotto. Mettiti la mano davanti alla bocca, Denver, quando sbadigli. Quando sei cicciotto. E sei tutto cicciotto. Sei tutto cicciotto. Guarda quanto sei cicciotto. Ah, vieni qua. Vieni qua, Gatto Denver. Oh, scusa, sto dato la scossa. Scusi, signor Gatto Denver. Oh, mi scusi, signor Gatto Denver. No. I bacini me li dai, grazie. Grazie, i bacini, mio piccolo gattino. E le mie ciabattine bellissime, ragazzi. Sono le ciabattine più belle del mondo, sì. Ma mai belle quanto te, Gatto Denver, assolutamente. Mai belle quanto Gatto Denver. Eccolo qua, questo è il pennello portatile. Che figata, beh, devo dire che packaging... Il packaging è molto molto bello, ma il resto dei prodotti non li ho aperti perché voglio farlo in diretta, in diretta video con voi, se riesco a richiuderlo senza fare... Ah no, ovviamente, Nicole c'è, ma perché? Ok. E sì, sono molto molto contenta, ma appunto, ripeto, aspetto che mi arrivino gli altri prodotti in modo da poter fare
un video su tutti quanti i prodotti assieme, quindi molto presto in arrivo, che è anche molto richiesto il video con i prodotti Fenty Beauty. Nel frattempo sono anche al montaggio del video che voglio caricare oggi e sono già le 20:35, di solito carico alle 17:30, alle 18 massimo, invece oggi sono un pochino più in ritardo, ma è un video, dovete sapere, che ha richiesto un po' più tempo di montaggio del previsto, perché ho dovuto aggiungere parecchi sottotitoli ed effetti speciali eccetera eccetera, ma spero comunque che vi piacerà. A me piace molto fare questa tipologia di video, metà viso low cost, metà viso invece high cost, prodotti più costosi. Spero che piacerà anche a voi, voi siete nel futuro quindi già saprete se vi è piaciuto o no, io invece ancora non lo so perché siamo al 59% dello sharing, quindi ci metterà ancora una ventina di minuti a crearsi questo file, a crearsi proprio il video in sé, e poi posso finalmente caricarlo su YouTube. Anche lì ci vogliono di solito su 15 minuti, quindi dovrebbe essere abbastanza veloce, anche se appunto ormai sarà online tipo alle 9 qualcosa, quindi mi dispiace sempre quando non riesco ad essere super 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 puntuale con gli upload. Mamma mia, sono completamente al buio, ok, mi dispiace sempre tantissimo quando non riesco ad essere proprio puntuale come vorrei negli upload, e cerco sempre di caricare alle 17:30, però a volte non ci riesco, quindi scusatemi se a volte arrivano un po' più in ritardo, però come promesso dal lunedì al venerdì ogni giorno nuovo video, l'ora a volte è un po' così, però ogni giorno nuovo video, ecco oggi arriverà dopo ora di cena, quindi io vi immagino magari che avete già finito di cenare, vi mettete sul divano e sgranocchiate magari qualcosa di dolce, che ne so, e vi mettete sul divano a guardare il mio video, ecco, quindi spero che vada bene anche a quest'ora. Comunque siamo al 62%, quindi sta andando abbastanza veloce, ed è proprio per questo che stavo pensando di prendere il MacBook Pro nuovo. Ah, che tra l'altro in tantissimi avete detto che il MacBook Pro non è in rose gold, non è oro rosa, è soltanto l'Air o il MacBook normale, mi sembra. Io non lo sapevo, pensavo ci fosse anche il Pro colorato. Ovviamente devo prendere il Pro, non esiste, non posso assolutamente usare tutti i programmi che uso, che sono molto pesanti, sul MacBook normale, quindi prenderò il Pro. Non so ancora, perché mi avete detto, alcuni di voi mi hanno detto che estate 2018, se non sbaglio, dovrebbe uscire il modello nuovo, quindi preferirei aspettare, perché se ho capito bene l'ultimo uscito era il del 2016, una roba del genere, quindi preferirei aspettare che esca il modello nuovo, anche perché poi riuscirò a creare i video molto più velocemente, perché adesso ci metto davvero tanto, devo stare tipo solo qua ad aspettare un'ora su Adobe Premiere e un tre quarti d'ora buoni su Final Cut Pro, quindi così riuscirò a velocizzare il tutto e magari caricare i video un pochino prima. Vedremo, vedremo. Stiamo cucinando, Tomas come al solito legge il giornale. Come i vecchi sessantenni, non sto scherzando. Stiamo cucinando, questi li abbiamo presi adesso al supermercato. Oh, ciao gatta Stellina! Stellina. Abbiamo preso di nuovo i cappellacci di zucca IGP. Sono molto buoni, vi devo dire. E la zucca ultimamente mi sta piacendo. Una volta non andavo pazza per i prodotti alla zucca, invece adesso non sono male. E credo che sia una porzione a vaschetta, boh, non lo so, le faremo entrambe. Secondo te quant'è questo, pupetto? Scusa? Quanto è questo secondo te come porzione? Per me. Per te? E basta per te? Secondo me è un po' scarsa, sì? Sì. Ok. Dici tanto dopo mangi 10 kg di gelato. Infatti secondo me facciamo questa e questa, tutte e due. Tutte e due per tutte e due. E così dopo se magari tu non mangi mi prendo anche io un po' di... Ok, va bene. Pappa pronta, i nostri, cos'erano, tortellini, cappelletti alla zucca con burro fuso e parmigiano, e poi per Tomas anche l'insalata, ovvero valeriana con pomodorini e mozzarella. Buon appetito, ce li portiamo di là con il vassoio così possiamo guardare la TV. E adesso dopo cena il gelato, abbiamo preso in gelateria 4 palline, 2 a testa prima di tornare a casa, e io ho preso cioccomenta e... questo non mi ricordo cos'era, credo di aver preso cocco alla fine, cosa ho preso, Kinder, una roba del genere, e Tomas invece ha preso 2 palline di variegato Nutella, quindi... Mi piace tanto. Ta-da!
E qua hai altri biscotti che te ne ha dati un sacco. Sì. Buon appetito. Grazie, Mirka. Deve essere buono, eh? Eh sì. È finito il film? E a Tommaso è piaciuto tanto. Era super romantico. Era un film, comunque, non era uno di quei filmoni, però hollywoodiani, dici? Sì, però era un bel film. Io mi sono divertito a guardarlo, sì. Veramente bello. C'erano gli alpaca che erano carini. Veramente, era molto bello. Per me era molto bello. Tranquillo, ma molto bello. Sì, bel film. A Tomas piacciono i film romantici, dovete sapere. Anche i film romantici. No, beh, prima quelli di Stallone, ovviamente, scusami se mi sono permessa di dire queste baggianate, e subito dopo quelli romantici. Eccola. No, anche il thriller, abbiamo guardato il thriller. Abbiamo guardato tanti thriller, abbiamo guardato. Cioè mi piacciono, però diciamo, non è che mi piace il genere, ma mi piacciono i film, sono i film che sono belli, indifferente di che genere. A te? Sì. Anche horror, sì. Non è vero, non vuoi mai guardarli gli horror, non è vero, che bugiardo. No, diciamo che horror... Solo perché adesso ci siete voi, capito, davanti alla videocamera. Voilà. Che bugiardo, non è vero che ti piacciono gli horror. Già che c'era TV e hai detto c'è un film che si chiama E.T. e non so cosa sia. No, ma perché io ero abituato... Come me sente dire non so cosa sia. Io ho abituato a E.T. nel senso... E.T. perché E.T. è l'extraterrestre. E.T. l'extraterrestre. Ma no, quello è It. Quello è Stephen King. Sì, sì. Con il pagliaccio. Tu hai visto E.T.? Vabbè. Sì, ho visto, ma non mi è piaciuto tanto. No. Era con Steven Spielberg invece. Ah, sì? Cioè di Steven Spielberg. Ah, sì? Sì, se non sbaglio. Io non mi ricordo. Ma è più vecchio di noi, tipo quel film. Beh, io lo guardo. Io... Tomas guarda solo film vecchi. Non è che guardo, a me me l'hanno regalato quando ero piccolo. Videocassetta a casa. Videocassetta, ragazzi, Tomas è la videocassetta. Io non ho nessuna videocassetta, se non forse qualche cartone Disney che tipo aveva comprato mia mamma quando avevo tipo 5 anni. Bene. Tomas è pieno di videocassette. Io di videocassette ce ne ho 30, 40. Questo attesta il fatto che è vecchio. Ma no! Silenzio, perché ora già... Era tutto il periodo che guardavo la televisione, praticamente il periodo delle elementari, delle medie. Ma guarda era tutto il periodo che quando guardato. Ma se tu alle medie guardavi le videocassette sei vecchio. E tu guardavi? No, solo alle elementari, forse. Ma poi sono arrivati i DVD. Boh. Per me c'erano tante videocassette. Sì. Tomas ha praticamente tutto un letto che si alza e sotto ci sono solo videocassette. Sì. Io per chi di voi ha ancora videocassette a casa? Scrivetecelo nei commenti. Secondo me nessuno. Ti dico subito qual è una videocassetta. Oddio, sto già ridendo. Guarda, una videocassetta che mi viene adesso in mente. Cioè. Il comandante Robinson Crusoe. Oh mamma mia. È stupenda. Ma Disney, no? Sì, come si chiama quell'attore? Non ricordo. Lo so. So famoso. Che è ancora vivo, però. Quello che ha fatto Mary Poppins. Sì, quello lì, sì. Non so, Bert era in Mary Poppins, ma non so come si chiama lui. Sì, era bravo. No, è bravo lui. È bravo, è vivo. Mary Poppins. Anche Julie Andrews è viva, sì. Noi quasi domani muore e abbiamo portato una sfiga nera, no? No, sì, anche Julie Andrews, che è bravissima, mi piace tanto lei. Mi piace tanto. Che è bionda, sai, in realtà. Sì? Ma è scura. In Mary Poppins l'hanno tinta, ma in realtà è bionda. Sì, bionda? Sì. Che roba. Infatti negli altri film è bionda. Sì. Che roba. Vabbè, io in realtà lascerò Tomas che continua a leggere il giornale. È bravo anziano. E volevo... Eccola. Dai, sai che mi piace prenderti in giro. In realtà volevo farvi vedere la My Jolly Candle, perché questa è diventata una delle mie preferite assolutamente tra tutte le My Jolly Candle, che ha il profumo di rosa, perché ha un profumo pazzesco, è buonissima, la adoro. Infatti mi dispiace che sto quasi per finirla, perché forse e dai un po' oltre la metà, ma mi dispiace un sacco che sto per finirla, perché questo profumo è buonissimo. Sì, però sono invece contenta perché adesso posso andare ad estrarre il gioiello. Infatti volevo farlo con voi, così vediamo in diretta che cosa c'è all'interno. Non mi ricordo se qui c'è... Vieni anche tu, gatto Denver? Sì? Ah, ok. Non mi ricordo se qui c'era un anello o quale tipo di gioiello, ma adesso lo scopriremo insieme. Andiamo, let's go. Io ho queste pinze che uso praticamente soltanto per estrarre i gioielli dalle My Jolly Candle.
Ormai non le spengo neanche più, dovrei riuscirci. Forse con una mano no, aspettate un attimo, Taran, taran, ragazzi! Eccolo qua il pacchettino, andiamo ad aprirlo e scopriamo che cosa c'è dentro. Secondo me è un anello, secondo me. Ta-da! Sì, un anello, oddio, è bellissimo! Adesso lavo un attimino le mani, poi ve lo faccio vedere meglio, è stupendo. Io amo questi anellini così preziosi e semplici. Wow, wow, ok. Guardate che sbrilluccichio ha, una luce pazzesca, è super 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 brillante. Eccolo, così riuscite a vederlo meglio. Guardate che meraviglia. Bellissimo, bellissimo. E vi ricordo sempre che questi gioielli che si trovano all'interno delle My Jolie Candle sono tutti in argento con cristalli Swarovski. E adesso riporto la candela al suo posto, perché mi piace che continui a profumare tutta la casa. Bene ragazzi, io mi metterò direttamente al montaggio dal lettone e poi andremo a nanna. Adesso sta arrivando anche Tomas. Eccolo qua. Puppetto. Eccolo qua. Volevo dire soltanto che ho letto i vostri commenti, che mi avete consigliato un sacco di cose per risolvere la questione dei giveaway. So che se smetto di farli ovviamente ci rimette il 99% di voi, che non c'entra nulla con quei comportamenti, però infatti non lo farò, non smetterò di fare giveaway, sarebbe veramente, cioè mi dispiacerebbe tantissimo, non sarebbe giusto, però spero che questo mio discorso abbia aiutato un po' a capire come mi sento io e la situazione reale qual è, perché è molto semplice puntare il dito, ma a volte capire gli altri a questo punto credo sia un pochino più difficile. Comunque in molte mi avete consigliato una cosa secondo me molto molto intelligente che da fare, e cioè quella di non elencare proprio il nome della vincitrice, cioè di non inserirlo, ma di contattare io privatamente una persona e dirle insomma: hai vinto, ti spedisco il premio, dammi il tuo indirizzo. E questo effettivamente, avete ragione totalmente, risolverebbe tutti i problemi, però il fatto è che se io dovessi fare una cosa del genere, cioè regalare un premio e poi però non annunciare la vincitrice, non farvi sapere che qualcuno effettivamente ha vinto e chi è, credo che questo causerebbe enormi problemi. Ci sarebbe una rivolta popolare della serie, tipo, cioè, ma chi ce lo dice a noi che tu davvero contatti la persona in questione e che tu davvero poi le mandi il premio? E non lo so, ho sempre visto questo mio annunciare la vincitrice o il vincitore come un po' un modo per far vedere che effettivamente qualcuno che vince c'è. Quindi sì, tutelerei la persona, però poi secondo me ci sarebbe, appunto, ripeto, una rivolta e ci sarebbe un casino tremendo, perché non penso sia mai stato fatto un giveaway senza poi avere un annuncio di una vincitrice ufficiale. Quindi non vorrei, appunto, che succedesse un po' un casino. Anche se effettivamente ci sto pensando, perché avete completamente ragione, ripeto, questo risolverebbe non tutti i problemi, perché io poi continuerei a venire insultata, purtroppo, ahimè, credo, e però almeno lo eviterei alla vincitrice. Però appunto ci sto pensando, quindi vedremo. Però vi ringrazio davvero per tutti i bei commenti, per tutti i bei messaggi, perché ho visto che avete capito perfettamente il mio punto di vista. Quindi niente, questo è tutto, noi vi diamo la buonanotte. Buonanotte, buonanotte. Dove sei, Puppetto? Ciao, buonanotte a tutti. Adesso ci cambiamo, andiamo a nanna. E noi ci vediamo, questo video lo vedrete venerdì, quindi noi ci vediamo lunedì con un nuovo video. Ciao. Ciao.